GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Alonato, grande appuntamento con la 18ª Winter Cup. La gara si è presentata con oltre 250 piloti nelle tre categorie KZ2, KF e KF Junior, con al via molti campioni del karting internazionale, tutti pronti, come sempre, a dare grande spettacolo in pista. La 18ª Winter Cup si è presentata al grande pubblico per l'apertura della stagione agonistica alla pista South Garda Karting di Lonato, in provincia di Brescia. Con il pieno di iscritti in tutte e tre le categorie della tradizionale manifestazione kartistica inizio anno. Al via di questa importantissima kermesse internazionale, come detto, molti campioni del karting internazionale nella categoria più performante, la KZ2 con il cambio, ma molti piloti di grande qualità si sono concentrati anche nelle categorie giovanili KF Junior e KF, dove fra l'altro sono stati presenti diversi nomi nuovi insieme a piloti con già un ottimo bagaglio di esperienza. Per questo primo evento dell'anno è stato importante anche lo sforzo organizzativo profuso dal South Garda Karting, con l'obiettivo di offrire ancora più spessore internazionale a questa già prestigiosa manifestazione. Presenti in quel di Lonato anche Michael Schumacher e Jean Alesi, attenti osservatori dei propri figli che hanno preso parte alla competizione. Ma ora, amici di GoKart TV, prima di entrare nel vivo delle emozionanti gare marchiate 18ª Winter Cup, passiamo la parola ad Erminio Bozzoni, responsabile BRM Racing. E in questa 18ª Winter Cup qui a Lonato è con enorme piacere che siamo davanti alla tenda BRM con il proprio responsabile Erminio Bozzoni e insieme a lui vogliamo andare a presentare un po' le novità 2013 di questa BRM che qui a Lonato sta andando veramente forte, specialmente in KZ. Buongiorno a tutti, ciao Riccardo. Noi siamo qui a fare la seconda gara di questa stagione dopo aver fatto la prima gara di WSK alla Conca, dove Charlie Bisoglion ha concluso primo in KZ2 al sabato e terzo in KZ2 la domenica, mentre Matteo Ghidella è stato sfortunato e si è ritirato per una rottura del motore. La mia scelta quest'anno è stata fatta calcolando anche le risorse economiche che la BRM può avere per non fare più di quello che potrebbe fare. Faremo 2-3 gare di WSK e ci concentreremo, il nostro obiettivo è il campionato europeo di KZ2, anche qui con Matteo Ghidella che parte 11° in finale. Tra l'altro primo del KZ2, sta andando molto bene. Siamo molto fiduciosi e speriamo di essere nei top 10 a questo benedetto campionato europeo. Dopodiché qua siamo presenti con Charlie Bisaglione, francese, e Matteo Ghidella, pilota italiano che ormai tutti conoscono, e Leonid Panfilov che viene dalla Russia e Pir Panen che è un debuttante in KF2. Bene, quindi sicuramente una BRM a livello internazionale, avete presentato qui il telaio nuovo con delle nuove modifiche, sta andando fortissimo. Il mondo del Coca non è mai fermo purtroppo e le risorse ci vogliono per una continua evoluzione, ma un'evoluzione attenta, perché sennò si rischia invece di progredire di andare indietro. Abbiamo fatto delle piccole modifiche, secondo me il nostro telaio VK1 è un buonissimo telaio e anche qui è dimostrato di poter essere a livello dei top team. Benissimo, tra l'altro tra le novità, ma poi ne parleremo meglio nelle prossime puntate, a Ottobiano, alla pista South Milano, un bellissimo negozio per la BRM. Abbiamo avuto questa idea io e Gianpietro Masciallino, mio socio amico, di aprire questo car shop in pista Ottobiano anche per poter usare una pista per i nostri test, per i nostri prodotti, i nostri materiali.
e abbiamo fatto un accordo di partnership con i fratelli Gualini, proprietari della pista, dove abbiamo aperto questo car shop che ci sta dando delle soddisfazioni, anche se è aperto da un paio di settimane, sta andando meglio di quello che pensavamo. Benissimo, ora presentiamo i piloti BRM, grazie mille Ermino. Grazie a te, grazie mille. My name is Ilari Piispanen and I drive KF2 category in Winter Cup, and the new BRM chassis is working very well and I like it very much. Bonjour, je m'appelle Charlie Bizalion, je roule en KZ2. Je viens donc de faire partie du team BRM depuis novembre. Nous avons effectué quelques tests qui se sont plutôt bien passés, quelques courses d'entraînement aussi également qui sont bien passées. Ce week-end est un peu particulier, c'est une course très difficile. Nous n'avons pas trop eu de chance durant les manches, beaucoup d'accrochages. Les temps sont pas trop mal, le châssis me convient parfaitement, donc nous verrons bien pour la prochaine course. Good day for everyone. My name is Leon Panfilov. I'm driver of the category KZ2. Last year was good for me. I was 7th in European Championship, and now here in the Winter Cup, it was a little problem in the first heat. Now I'm working the 3 years with the BRM, and it's one of the best chassis in the world. I'm happy to be here, and thank you very much for the boss of the BRM, for Erminio. He gave me a good chance for B. E come ci diceva prima Erminio Bozzoni, oggi chi sta andando veramente forte con i colori BRM è Matteo Ghidella, ce l'abbiamo al nostro fianco, che partirà 12° in prefinale. Quindi delle manche andate sicuramente bene, sei primo tra i KZ2. Sì, abbiamo fatto già delle ottime qualifiche, 20°, siamo sempre andati a migliorare nelle manche con un 11°, un 9° piazzamento, un 5° nell'ultima. Partiamo in 6ª fila esterna e adesso inizia il bello, adesso è veramente duro, difficile. Ecco, tra l'altro lì davanti vanno veramente tutti molto molto forti. Siamo tutti nel 10°, è molto, ovviamente man mano si sale la classifica è sempre più tirata la cosa e siamo tutti dentro nel 10°, 10° e mezzo, che su 20 giri della prefinale, 26 della finale è quello che farà la differenza. Ecco, tra l'altro sei arrivato da poco in casa BRM, come ti trovi col nuovo mezzo? Bene, era già qualche anno che io e Erminio volevamo fare qualcosa insieme, ci siamo riusciti quest'anno e sta procedendo tutto al meglio. Sicuramente poi chi mette le mani anche sul kart è bravo. Come sta andando Matteo? No, diciamo che Matteo è un buon ragazzo, un buon pilota, è anche un buon tecnico, ti sa dire dove c'è da performare il kart, quindi direi che... Anche più facile per te. Esattamente, sì. No, proprio non ci potrebbe aver di meglio. Erminio, un pronostico per la gara? Non si possono fare pronostici, si può solo dire che Matteo ha la capacità di poter arrivare a podio senza, ma anche senza sfortuna. Con le sue doti può arrivare a podio. Questo alle 11 della domenica mattina, vedremo un po' stasera. In bocca al lupo. Crepi.
Sono arrivato prima! Vengo anch'io a correre per Top Fuel Racing. È uno spettacolo! iIn, leader per tablet, PC, iPhone, televisioni HD ed elettrodomestici. Grazie alla continua evoluzione ed ampliamento della gamma con il miglior rapporto qualità-prezzo. iIn, prodotti altamente performanti con prezzi accessibili per soddisfare ogni esigenza. iIn, in collaborazione con i più importanti siti a livello mondiale, controlla tutte le fasi di realizzazione e produzione dei prodotti. iIn, prodotti all'avanguardia anche nel design. iIn, nato per sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati. Andiamo ora a vedere come sono andate le bellissime e battagliate gare. Allacciate le cinture. In KF3 il dominatore è stato il bresciano Alessio Lorandi su Tony Kart Vortex, tre volte vincitore in tutte e tre le manche disputate. Nelle altre manche, ad aggiudicarsi il successo nella giornata di sabato, sono stati il tedesco David Beckmann su Zanardi BMB, il lussemburghese Max De Fourny su Cosmic TM, l'inglese Dan Tictum, il russo Alexander Vartanian, in due manche il francese Gabriel Haubry e quindi l'inglese Lando Norris. Questa quindi la classifica provvisoria della KF3 dopo le manche del sabato. Comanda Alessio Lorandi del team Baby Race, seguito da Tictum, Van Leeuwen, De Fourny, Sereia, Daruvala, Schwarzman, Norris, Travisanutto e Aubry. In KF3 i pronostici delle prime due giornate di gara della Winter Cup sono stati rispettati senza sorprese, con il bresciano Alessio Lorandi, dominatore incontrastato della categoria e vincitore della finale dopo essersi imposto nella prefinale e prima ancora nelle manche di qualificazione. In finale Lorandi ha preceduto l'olandese Martin Valiven su Zanardi Parilla e l'inglese Dan Tictum su FA Alonso Vortex. Buono anche il quarto posto ottenuto da David Beckmann su Zanardi BMB davanti all'inglese Lando Norris ed il francese Gabriel Aubry. Il fratello di Alessio Lorandi, Leonardo, al debutto in KF3, è riuscito a piazzarsi 12esimo dopo aver superato la gara di repescaggio. Questa quindi, amici di Go Kart TV, la classifica finale della 18esima Winter Cup riservata alla categoria KF3. Vince come detto il driver Baby Race Alessio Lorandi, seguito da Van Leeuwen. Terza posizione e gradino più basso del podio per Tictum. Quarta piazza per Beckmann, poi Norris, Haubry, Appalainen, Thompson, Schwarzman e Albanese. È stata difficile perché all'inizio avevo Martin che era, mi seguiva tutta la gara. Dopo sono riuscito a prendere il mio passo e a allungare sempre ogni metro, ogni giro all'incirca. Alla fine sono arrivato con credo un secondo di vantaggio all'ultimo giro e sono molto contento. Yeah, it was a good race, especially with the start. It was not bad, and after he was a little bit fast, but yeah, it was. I'm happy. In the pre-final, I get hit off and I come in lap 5 to save the tire. So in the final, I start like pretty much last. So to come through to third was really, really good. So I'm very, very happy. In KF2 ha dominato nelle manche del sabato l'olandese Max Verstappen sul CRG TM, vincitore di tutte e tre le manche nelle quali ha gareggiato. Nonostante in una manche Verstappen sia stato punito dalla direzione gara per una partenza giudicata irregolare con una penalizzazione di 10 secondi, il pilota olandese è riuscito a confermarsi primo in classifica e nella prefinale di domenica è scattato di nuovo dalla pole position. Gli altri vincitori delle manche della KF2 sono stati il danese Christian Sørensen su Cosmic TM, il croato Martin Kodrick su FA Alonso Vortex, autore di più successi, il francese Dorian Boccolacci, il pilota di Macao Chung Win Chang,
il canadese Zachary Clamand-Demelo e Andrea Russo. A sorpresa è rimasto fuori dai sicuri 28 finalisti il pilota locale Luca Corberi, campione del mondo della categoria KF3, fermo al V2 finali a causa di un doppio inconveniente tecnico alla candela. Questa è la classifica provvisoria della KF2 al termine delle manche. Comanda su tutti Verstappen, seguito da Kodrick, Moilanen, Nielsen, Ippolito, Sorensen, Boccolacci, Litchfield, Bass e Russell. In KF2 il dominatore della Winter Cup si è rilevato il giovane olandese Max Verstappen, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Jos, anche se in prefinale, proprio negli ultimi giri, è stato costretto a cedere la prima posizione al danese Niklas Nielsen su Cosmic Vortex. In finale Verstappen non ha avuto invece problemi ad imporsi, agevolato anche dalla bagarre che si è scatenata alle sue spalle. Alla fine, con Verstappen sempre in testa, la seconda posizione del podio è andata ad un eccellente Armand Converse su Cosmic Vortex, autore di un recupero eccezionale dalla gara di ripescaggio, che ha vinto, e poi dall'ottavo posto della prefinale. Terzo si è piazzato il croato Martin Kodrick su FA Alonso Vortex. Questa, amici di GoKart TV, la classifica finale della 18esima Winter Cup riservata alla competitiva categoria KF2. Vince, come detto, l'ottimo Max Verstappen su CRGTM. Seconda piazza per Converse, poi terza posizione per Kodrick. In quarta troviamo Moilanen, poi a seguire Ippolito, Bass, Boccolacci, Chang, Russell e Nielsen. I think it was good. It was only a shame Nielsen didn't start, but between the pre-final and final, we changed the chassis, and I think it was working really well. And I pulled away like 2 or 3 seconds, and I just managed to win. So I'm really happy. I won it now 2 times, and I think it was really good the final. Sono molto contento perché sono passato dal ripescaggio, quindi in prefinale sono partito 29esimo. Sono stato fortunato alla partenza perché è successo un po' di casino davanti a me, sono passato attraverso e ho fatto una bella prefinale, quindi sono partito non troppo lontano in finale. E in 25 giri sono tanti, ho potuto tornare al secondo posto. Max era partito, era troppo lontano, non si poteva fare niente altro, ma sono molto felice. Ma mi assomigli, ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1, ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoKart TV, una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24, qualche roba, tematica sui GoKart. Come mai GoKart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, adesso te lo spiego. La Web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Poi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nella categoria regina di giornata, ossia la KZ2, dopo le 6 manche in programma, a svettare su tutti nella classifica provvisoria è stato il veneto Paolo De Conto, subire il TM. Con 3 vittorie totali, mentre a sorpresa il secondo posto nella griglia di partenza della prefinale di domenica l'ha guadagnato Yannick De Brabander su Maranello TM, al debutto con la sua nuova squadra bresciana. Terzo si è piazzato l'inglese Ben Halley, ArtGP TM,
davanti a Marco Ardigò, Tony Kart Vortex, che nelle manche ha conquistato un secondo ed un quarto posto. Nella graduatoria delle due giornate seguono al quinto posto Riccardo Negro su DRTM, al sesto Fabian Federer su CRG Modena e al settimo Davide Foré, con quest'ultimo che ha perso posizioni per un tamponamento subito nell'ultimo giro della sua ultima manche quando era terzo. Nella top 10 sono rientrati anche Charles Leclerc su ArtGPTM, Rick Dresen e il campione del mondo in carica Bas Lammers. Fra i vincitori della giornata di sabato, da segnalare la vittoria nella terza manche di Lorenzo Lapina, Maranello Modena, 17° in classifica provvisoria. Questa è la classifica provvisoria della KZ2. Comanda De Conto, seguito da De Brabander, Halley, Ardigò, Negro, Federer, Foré, Leclerc, Dresen e Lammers. Nella categoria più prestazionale, la combattutissima KZ2, è stato il trevigiano Paolo De Conto, subire il TM, ad imporsi sul traguardo in un arrivo concitato anche per l'asfalto leggermente scivoloso a causa di alcune gocce di pioggia che erano iniziate a cadere proprio negli ultimi giri di gara. Ma il vincitore della KZ2 alla fine è stato il monegasco Charles Leclerc, ArtGPTM, visto che a De Conto, a gara finita, è stata inflitta una penalizzazione di 5 secondi per essersi reso responsabile di un tamponamento su Marco Ardigò, Tony Kart Vortex, a due giri dal termine, quando i due si trovavano in bagarre per la vittoria insieme allo stesso Leclerc, l'inglese Ben Halley e Davide Foré. La classifica finale della KZ2 ha premiato quindi i due compagni di squadra della ArtGP, Leclerc e Halley, ai primi due posti, con Foré terzo dopo una bella rimonta e lo svedese Joel Johansson, EnergyTM, al quarto posto. Dopo il tamponamento, Ardigò è riuscito a proseguire e a classificarsi quinto. De Conto, che fino a quel momento aveva vinto praticamente tutto, compreso la prefinale, è stato classificato al sesto posto. Settimo si è piazzato Arnaut Kozliski, Birel TM, davanti ad Anthony Abbasse, Andrea Dalé e il ceco Patrick Hayek. An amazing race. It was very difficult. The conditions were very difficult, but then we had a bit of luck because some two drivers went out of the track, so I did second. It's a really good result for my second race in KZ, and I would like to thank ART Grand Prix, All Round Management, Formula Medicine and Richard Mai. Diversi gli incidenti di gara di questa finale, come quello che ha eliminato Yannick De Brabander, Maranello TM, mentre era riuscito a recuperare fino ai primi posti, o come quello che ha fatto ritirare Mirko Torsellini per uno scontro con Dalé. Questa, amici di GoKart TV, la classifica ufficiale della categoria KZ2. Vince la 18esima Winter Cup Leclerc, seguito da Halley e a completare il podio Davide Foré. Quarta posizione per Johansson, poi Ardigò, De Conto, Kozliski, Abbasse, Dalé e Ya. E a completare la top 10 Patrick Hayek. Sono stati quasi 250 i concorrenti provenienti da tutto il mondo che hanno contribuito a rendere ancora una volta emozionante questa classica manifestazione di inizio stagione. Ancora una volta con la presenza di tutte le più importanti case costruttrici e piloti più quotati di livello internazionale. Un ringraziamento particolare per l'ottima riuscita della manifestazione va sicuramente fatto a tutto lo staff della pista South Garda Karting di Lonato, in provincia di Brescia. GoKartTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.